Pensate alle difficoltà che uno come me deve affrontare per potervi portare un video del genere con questa qualità grafica terrificante, questa qualità audio terribile. E non è nemmeno una live. Cioè, wow. Però ci dobbiamo accontentare in qualche modo e vi presento quello che è il massimo che io possa pretendere da me stesso in un periodo di coronavirus. E già di solito non è che si possa pretendere chissà cosa, ma parliamo di contenuti, ok? Allora, questo video vuole parlare della CalArts, ma non solamente per quelli che sanno già che cosa sia. Quindi se non sapete di che cosa io stia parlando, ve lo presento ora. Da qualche tempo gira, o meglio da parecchio tempo, sono io che arrivo in ritardo, gira su Tumblr questa immagine. Questa immagine, come vedete, mostra delle similitudini fra vari cartoni animati del giorno d'oggi. Praticamente sto ricevendo un sacco di notifiche da un sacco di persone che mi chiedono di parlarne. Perché secondo molti questo, primo, è un enorme calo di qualità perché tutti quanti usano lo stesso stile. Secondo, lo stile Colors è stato imposto a un sacco di artisti che magari avrebbero potuto avere il loro personale stile e invece hanno tutti quanti cartoni animati uguali. E poi, perché mi chiedono, perché imporre uno stile grafico unico? Ebbene, signori, io sono qui per dirvi che questa cosa dello stile Colors è un'enorme cazzata! No, non è successo davvero, non è reale, non esiste quello stile. Allora, iniziamo dall'inizio. Tanto per iniziare, la scuola CalArts, che è questa importantissima scuola di Los Angeles, non ha mai avuto questo stile, tant'è vero che alcuni personaggi come Rebecca Sugar non ci sono mai stati. Non c'entra nulla quella scuola con questo stile. Quindi, se proprio dovesse esistere questo stile, non dovremmo chiamarlo CalArts, visto che non c'entra niente con la CalArts, che quando fa uscire un cartone animato ha uno stile completamente diverso da questo. Secondo, questo stile non è stato imposto a nessuno. Tutte le persone che hanno deciso di usare questo stile lo hanno fatto di propria spontanea volontà. E com'è possibile che tutti quanti abbiano avuto uno stile simile negli stessi anni? Perché quei cartoni animati usano tecniche simili fra loro. E in base alle necessità della tua tecnica, tu hai una serie di permessi, di licenze poetiche, diciamo. Come faccio a spiegarvelo un po' meglio? Guardate i cartoni degli anni 30. Avevano tutti quanti lo stesso stile. Si somigliavano tantissimo fra loro. Perché? Perché negli anni 30 c'erano una serie di esigenze nei confronti dei cartoni animati. Per esempio, la maggior parte erano ancora in bianco e nero, e per riuscire a staccare dallo sfondo avevano bisogno di guanti bianchi e corpi completamente neri, in modo che si vedesse quando metteva le mani davanti a se stessi che stavano gesticolando o facendo qualcosa. Così come lo stile grafico derivava dal fatto che fosse un po' la moda dei tempi, e uno stile troppo diverso non sarebbe stato apprezzato. È normale che in ogni epoca ci sia uno stile specifico. Questa immagine che mette a confronto questi personaggi, però, è fatta dannatamente male. Vi faccio un altro esempio. Guardate questa immagine. Anche questa è fatta dannatamente male. Guardando questa immagine, dove a sinistra ci sono cartoni animati degli anni 80, mentre a destra ci sono cartoni animati del giorno d'oggi. Guardando questa immagine direste che i cartoni anni 80 erano tutti quanti uguali, e quelli del giorno d'oggi invece sono tutti quanti diversi, ma non è così. In realtà questa immagine è stata creata di proposito in questo modo. Infatti, se ci fate caso, tutti i personaggi che vedete negli anni 80 sono uomini, bianchi, della stessa età, e in cartoni animati realizzati con la stessa tecnica. È ovvio che si somiglino fra di loro, perché siamo nella stessa epoca, nella stessa nazione, e con le stesse persone che ci hanno lavorato, con personaggi simili fra loro. Per riuscire a dire che uno stile sia uno stile, bisogna mettere a confronto dei personaggi diversi fra di loro, fatti in varie parti del mondo. Se prendete lo stile anni 30 e guardate un cartone giapponese, quindi un anime, rispetto a un cartone occidentale, lo stile è lo stesso. Certo, ci sono delle differenze legate al fatto che ci troviamo in due nazioni diverse, ma lo stile è sempre quello. Perché? Perché è lo stile degli anni 30. Questo stile CalArts non è uno stile. Non è uno stile perché non riguarda tutti i cartoni. Anche se hanno già abbastanza cose in comune questi cartoni. Insomma, non è una cosa che riguarda tutti quanti i cartoni. Secondo, le persone che hanno lavorato a questi cartoni animati che vengono messi in questa immagine si conoscono fra loro. E lavorano o per la Disney o per la Cartoon Network. Quindi stiamo parlando di una sola città in cui c'è questo stile. Di persone che si conoscono fra loro. E per di più, non tutto il cartone è in quello stile. Se prendete Steven Universe o per l'appunto Gumball, noterete che in tutto il cartone sono gli unici personaggi ad avere quello stile.
A parte Steven, gli altri che hanno questa forma della faccia sono pochissimi, forse Sadie, forse in qualche occasione Greg. Fine, gli altri personaggi non hanno questo stile. Così come in Gumball, dove a parte la famiglia Watterson, tutti gli altri sono fatti addirittura con una tecnica d'animazione diversa. Quindi non ha senso paragonare questo stile a qualcosa di esistente. Molti si lamentano dei cartoni di oggi perché sono tutti quanti in stile Colors, ma lo stile Colors non esiste. Potete criticare un sacco di cose dei cartoni d'oggi, specie che siano tutti quanti nostalgici, o che cerchino a tutti i costi di essere LGBT, o che cerchino a tutti i costi di essere qualcosa di originale, che però si rifà agli anni 80-90, ma andate tutti a cagare. Però non potete parlare dello stile Colors come se fosse una cosa reale, perché sì, qua e là ci sono effettivamente cartoni che hanno questo stile, ma è dovuto a delle esigenze tecniche. Bisogna semplificare un volto in questo modo se vuoi far animare, come succede a tutti i cartoni animati che avete mostrato, per poter permettere a dei coreani di animare questi cartoni americani fatti a Los Angeles da gente giovane, che quindi ha cercato una soluzione comune per riuscire a fare i propri cartoni. In altre parole, sì, ci sono similitudini fra i cartoni nello specifico che avete indicato in quell'immagine. Non sono così forti, come vedete in quest'altra immagine. Beh, non è che ci sia poi tutta questa somiglianza in realtà. E non solo. È una cosa fin troppo limitata per essere uno stile reale. Non è reale. Fine. In poche parole, qualcuno ha notato delle somiglianze fra qualche personaggio e ha pensato che fosse uno stile, che fosse imposto da qualcuno, ma in realtà no. È semplicemente necessario per poter animare con questa tecnica. È uno stile simile perché ci troviamo nella stessa epoca, nella stessa città, con persone che hanno collaborato fra loro, perché Alex Hirsch ha lavorato con Rebecca Sugar, lo sapete questo, vero? E beh, ok, avete notato similitudini, questo non abbassa la qualità dei cartoni, perché dall'inizio dell'alba dei tempi dei cartoni animati c'è stato uno stile che tutti quanti più o meno seguivano. E qui stiamo parlando di aria fritta, non è nulla, è semplicemente un insieme di coincidenze che è stato chiamato lo stile Colors. Quindi alcune cose come le braccia tubolari sono legate al fatto che lo stile d'animazione è quello, che le necessità di animazione sono quelle. Potremmo dire lo stesso degli anime, che tante volte nemmeno si distinguono fra loro, che hanno gli occhi tutti quanti con le stesse forme, che hanno quattro tipi di bocca, le mani sempre identiche, uno stile che sta fin troppo vicino al realismo nelle ambientazioni, troppo lontano dal realismo con le facce, oppure che non usa quasi mai il labiale o al minimo indispensabile e che usa delle esagerazioni che arrivano dal fumetto. È normale che esista uno stile, ma se poi addirittura questo stile non esiste, non c'è nulla di cui parlare. Quindi ho fatto un intero audio sull'aria fritta, guardatemi. Sono in un luogo in cui sta per nevicare, sto prendendo un sacco di freddo a fare un video con una qualità pessima per parlare dell'aria fritta di cui voi state parlando su Tumblr. Ok.